E qui con noi ai nostri microfoni Beppe Bergomi. Beppe, ti chiedo, il Chievo qui in casa ha pareggiato contro la Fiorentina, contro il Sassuolo, contro il Milan e ha vinto contro la Lazio. Non si ferma più, praticamente ha fermato tutte le candidate al quinto posto. Dove può arrivare questo Chievo quest'anno? Ma Chievo sta facendo tanto, e bene, sicuramente è una squadra ben organizzata, una squadra anziana però con di temperamento, con soprattutto nel reparto offensivo tanti giocatori diversi che possono cambiare il volto della partita. Anche contro la Fiorentina i cambi hanno determinato qualcosa di importante. Qui va sottolineato il lavoro di Maran, che è stato sicuramente molto, molto importante, lucido nel suo lavoro e capire come far giocare questa squadra. Quindi effettivamente il Chievo più di così non so cosa possa fare. Parliamo un attimo di nazionale. Tu sei stato una bandiera oltre che dell'Inter anche della nazionale. Hai vinto il mondiale nell'82, non so se sai, questa sera c'è la Coppa dell'82 esposta qui al Bentegodi. Parlando di nazionale, la nazionale verrà qui il 6 giugno a giocare un amichevole contro la Finlandia in vista degli europei. Perché questa nazionale sta facendo un po' fatica a tornare ai fasti di una volta? Nel 2006 abbiamo vinto il mondiale e nel mondiale giocavano persone e bandiere come Totti, Del Piero, Buffon. Cosa succede? Adesso mancano le bandiere, questa sera abbiamo visto un'altra bandiera in campo che può essere Pellissier. Che succede? No, ma non penso sia una questione di bandiere, è questione di momenti e di annate. Effettivamente tu hai citato due nomi importantissimi, due fuoriclasse assoluti, che forse nel nostro calcio in questo momento questi numeri 10 mancano, no? Però abbiamo dei talenti giovani. Dobbiamo solo avere un po' più di coraggio nel farli giocare nelle nostre squadre. Qui abbiamo visto Bernardeschi, è un ragazzo giovane, un 94, però dobbiamo avere il coraggio di farli crescere senza criticarli più di tanto e accettare i loro sbagli, perché attraverso gli sbagli si cresce. E quindi quando capiremo questo, io penso che troveremo ancora dei ragazzi importanti per far rivivere la nazionale, insomma, che conosciamo. Però non è detto che gli europei possiamo fare bene, ecco, avremo qualche assenza importante, l'ultima su tutti Marchisio, che era fondamentale per il nostro centrocampo. Speriamo di recuperare Verratti. In fase difensiva siamo bravi perché i tre della Juve sono eccezionali, più il portiere. Ecco, forse davanti ci manca qualcosina rispetto alle altre nazionali, ma noi tatticamente siamo più bravi degli altri e possiamo incartarla tutti. Abbiamo visto questa sera appunto il Chievo che ha pareggiato 0-0 con la Fiorentina. Ti aspettavi una partita forse un po' più spettacolare? Sì. Però ho visto la Fiorentina è una squadra abbastanza stanca e meno vivace rispetto a soprattutto la prima parte di stagione. Chievo ti concede pochissimo, una squadra rognosa, scorbutica, difficile da affrontare, ed è venuto fuori uno 0-0 che nel primo tempo è stato noioso, ma nel secondo tempo piacevole. Stiamo vivendo una favola enorme, quella del Leicester in Inghilterra. Potrà mai succedere che anche in Italia ci sia una favola così? Potrebbe essere quella del Chievo magari fra un po' di anni? Penso di no, non voglio togliere illusioni ai tifosi del Chievo, ma da noi le favole ci sono già state. Con questo tipo di calcio da noi diventa secondo me molto difficile trovare una situazione come sta succedendo in Inghilterra. Quindi mi dispiace, ma penso che come è strutturato il nostro calcio difficilmente usciremo dalle solite squadre per la vittoria dello scudetto. E quindi stiamo parlando anche di un discorso non solo di ranking a livello FIFA ma anche a livello europeo, perché stiamo vedendo che le altre squadre d'Europa ci stanno sorpassando come numero di squadre che possono accedere alle coppe europee. Cosa, tu che sei un massimo esperto, cosa puoi consigliare? Ma no, cosa deve cambiare? No, lì io penso che sia anche una questione di sorteggi e di fortuna. L'anno scorso abbiamo portato la Juventus in finale e Fiorentina e Napoli in semifinale di Europa League. Quest'anno ho seguito tantissimo l'Europa League, il Napoli ha trovato il Villarreal, la Fiorentina il Tottenham, abbiamo avuto dei sorteggi non buoni, la Juventus col Bayern Monaco. Sai, anche questione di fortuna, di incastri che ti possono portare in avanti, non dobbiamo ragionare così, perché il nostro calcio ha bisogno di recuperare qualche talento, perché poi sotto l'aspetto tattico noi siamo più bravi rispetto agli altri, quindi chi ci viene ad affrontare sa che è sempre difficile affrontare una squadra italiana, però effettivamente dobbiamo essere, soprattutto come mentalità in alcune situazioni, come io parlo soprattutto della Fiorentina, quest'anno Paolo Sosa ha portato qualcosa di nuovo, abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo per recuperare, secondo me, soprattutto nei nostri stadi, portare più gente, più entusiasmo, e questo allora sicuramente quando c'è più competizione genera anche sicuramente squadre più forti. Grazie Beppe. Ciao, ciao, ciao a tutti.